vi sarà sicuramente capitato di passeggiare per le strade di città ed essere raggiunti da un odore molto forte di fritto, magari in corrispondenza di fast food e ristoranti. È un odore senz'altro sgradevole, molto difficile da eliminare. Eppure liberarsene non è impossibile e la soluzione arriva dalla Stazione Spaziale Internazionale grazie al più longevo esperimento di bordo, quello sul plasma. Il primo prototipo di macchina elimina odori basato su questo esperimento è atteso per il 2017, mentre i dispositivi saranno in commercio a partire dall'anno successivo. Vediamo di cosa si tratta. Fin dal 2001 sull'ISS sono in corso degli esperimenti che coinvolgono il plasma, esperimenti voluti dall'ESA. Di solito il plasma è un gas elettricamente carico e caldo, è tuttavia possibile creare del plasma freddo a temperatura ambiente. È stato provato che questo tipo di plasma freddo è un agente battericida che può contrastare anche la presenza di funghi, spore e virus. Può essere maneggiato in maniera sicura e può quindi essere utile per molteplici applicazioni, tra cui appunto quella di aspiraodori. Esistono già dei sistemi che usano il plasma per questo scopo, ma producono come sottoprodotto l'ozono, il quale va poi rimosso per questioni di salute. I metodi innovativi per generare il plasma freddo sono stati sviluppati dal Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics in Germania. È qui che è stato brevettato il sistema al plasma per rimuovere gli odori. Rispetto a quelli in uso, questo sistema di eliminazione degli odori si basa sulla dissociazione da impatto degli elettroni. Versioni in piccolo del sistema rendono possibile il suo utilizzo anche in casa. L'esperimento dell'ESA, realizzato con l'agenzia russa Roscosmos, era sotto la responsabilità del professor Gregor Morfill. È stato il suo team a capire la potenzialità del plasma, studiandone il comportamento in ambiente di microgravità. L'ultima versione dell'esperimento, la quarta, è ancora in corso sulla stazione spaziale. È uno di quei preziosi casi in cui ciò che viene sperimentato nello spazio ha una ricaduta immediata sulla Terra. L'applicazione è stata realizzata da Terra Plasma, un'azienda nata ad hoc che si è adoperata per usare il plasma freddo anche per dispositivi medici e per il trattamento dell'acqua. Per rimuovere gli odori, il nuovo sistema genera il plasma innescando una scarica elettrica nell'aria tra un piccolo elettrodo situato all'interno di un altro elettrodo cilindrico. La scarica è inizialmente solo una sottile linea di circa un millimetro fra gli elettrodi, ma se viene mossa rapidamente da un campo magnetico si espande fino a produrre un disco di plasma. L'aria viziata viene fatta passare attraverso il filtro per essere ripulita. Lo spin-off di questo esperimento spaziale è diventato sulla Terra una tecnologia utile al marchio tedesco Blumken, che era alla ricerca di un metodo alternativo alle cappe aspiratrici tradizionali per limitare i cattivi odori. E adesso si pensa a una commercializzazione anche per le case private, che aprirebbe un mercato da 10 milioni di abitazioni l'anno in Europa.